Buongiorno. Oggi voglio esporre le scoperte che ho fatto circa il sistema astronomico degli Chardin, scoperte scientifiche, ben inteso, perché le ho fatte mediante la tecnologia, per riuscire a giungere all'essenza di quello che si vuole capire. Di quello che si vuole dire. Tutti i popoli organizzati, quelli che avevano uno stato forte, ben inteso, che consentivano anche la presenza di studiosi, ebbero una coscienza molto forte, ben precisa e molto scientifica del planisfero terrestre, pardon, celeste. Gli astronomi egizi, non so se si vede qua in questa slide, raffiguravano il cielo. In questa tavoletta abbiamo una raffigurazione, come dire, affastellata, messa in un modo un po' originale, dove ogni personaggio ha vari qua, vari punti rossi, i quali non sono altro che stelle. Non abbiamo molto di esplicito sull'astronomia egizia, però da tanti indizi possiamo dire che era una astronomia molto sviluppata. Ed ovviamente, come tutti i popoli dell'antichità, fecero anche i loro orologi solari. Questo è uno degli orologi solari egizi, il più famoso. E ogni tanto abbiamo delle manifestazioni eclatanti, come può essere lo zodiaco di Dendera, sempre egizio, ma ricordiamo che risale, secondo gli archeologi, al 50 a.C., pertanto ai tempi di Giulio Cesare, e fu fatto secondo la tecnica alessandrina, per cui gli alessandrini avevano già preso la mano e comandavano loro. Ovviamente in questo settore, la Biblioteca di Alessandria. Ricordatevi, era la più importante biblioteca dell'antichità. Questo, se osservate bene, ha le varie costellazioni tutt'attorno. Insomma, è lo zodiaco più importante. Per trovarne uno più adatto a noi, bisogna giungere al secondo secolo d.C. Si è dissepolto l'Atlante Farnese, cosiddetto, che ora si trova al Museo di Napoli, il quale, come vedete, Atlante che sorregge la sfera celeste. Questa sfera è stata isolata, si è fatto un calco e possiamo vedere che, oltre tutte le costellazioni, almeno quelle che loro individuarono, a cui diedero un nome, abbiamo le 14 celeste, i tropici e così via, i meridiani. Insomma, è un Atlante molto, molto, molto interessante. Però torniamo alle origini. Tutto cominciò con gli egizi e con i loro vicini sumeri, almeno da quando abbiamo rappresentazioni scritte o disegnate. Possiamo dire che tutto sortì alla faccia della storia circa 5.000 anni fa e seguì Babilonia, la quale riuscì a descrivere 70 costellazioni, che sono molte rispetto all'ottantina di costellazioni attuali proposte dall'Associazione Astronomica Internazionale. Naturalmente dobbiamo ricordarci che ogni popolo nell'alta antichità univa tra di loro alcune stelle invece che altre. Pertanto noi abbiamo costellazioni diverse, disegnate in modo diverso, in certi casi almeno, rispetto a quelle attuali. Però è anche vero che già da allora molti popoli individuarono le stelle che ancora oggi nominiamo allo stesso modo.
C'è un certo equilibrio tra passato e presente. La Sardegna, come, in quali rapporti si metteva con le costellazioni? La Sardegna dovette essere anch'essa, almeno in epoca sardana, uno stato unitario e organizzato. Perché, torno a dire, solamente in quel modo, solamente non facendosi le guerre all'interno e allevando uno stuolo di studiosi, solo così si riusciva a fare scienza. E come dimostrerò, la Sardegna aveva circa il fenomeno celeste una scienza immensa, quantomeno paragonabile a quella dei babilonesi. Solo che c'è stata una tragedia, una catastrofe da quei tempi ad oggi, perché dall'invasione romana noi abbiamo avuto una debacle totale della nostra scienza, della quale si impossessarono gli invasori. Un popolo vinto non può più avere niente, tantomeno può avere scienza. E tutto sparì, sparì specialmente poi con l'avvento dei bizantini, che altro che i romani, in Sardegna fecero polpette di tutto, come ho dimostrato in tutti i miei libri. E infine ci fu l'invasione catalana del 1323, che insomma fece sparire veramente tutto, tutto. Noi oggi abbiamo soltanto alcune paronomasie, come vedremo più tardi, che indicano qualche costellazione o qualche pianeta o qualche singola stella. Le paronomasie sono le parole espresse con fonetica e concetti attuali, che in realtà andarle a sezionare mostrano una scienza molto antica, mostrano cioè dei concetti che erano molto diversi rispetto a quello attuale. Noi abbiamo paronomasie soltanto pastorali attualmente. Per riscoprire la vera scienza delle stelle, noi dobbiamo indagare i cognomi sardi. Fui io il primo a meravigliarmi quando studiai tutti i cognomi sardi e mi accorsi che, intanto, esclusi i soprannomi, tutti i cognomi non sono altro che antichissimi nomi personali di uomo o di donna. Se sono di uomo, sono rapportati normalmente alla potenza, alla virilità, all'efficienza, alla capacità di generare. Se sono di donna, sono normalmente dei nomi di altissima poesia. E in più abbiamo questa possibilità inaspettata che scopriamo da questi nomi che molti erano dedicati alle stelle, alle costellazioni, cioè gli antichi sardi chiamavano molto spesso le loro figlie con nomi di costellazioni, oppure con nomi di stelle, o li chiamavano direttamente stella, e non solo, o sole, eccetera. Insomma, erano dei nomi di altissima poesia. Ed io, soltanto tramite i cognomi, sono riuscito a risalire alla scienza degli antichi sardi e a ricostruire tutto il loro sistema astronomico, tutto quello che io ho potuto ricostruire, naturalmente, perché indubbiamente ci sarebbe ancora da ricercare. Cominciamo dalla costellazione dell'Aquila, che evidentemente era un nome di maschio.
era un nome virile, e lo ritroviamo nel cognome Era, nel cognome Allieri. Era è raffrontabile col babilonese Eru, costellazione dell'Aquila. Allieri significa anch'esso costellazione dell'Aquila ed è sezionabile nell'accadico allu, puro, chiaro, più Eru, sempre costellazione dell'Aquila. Perciò letteralmente Aquila pura, Aquila del firmamento. Questi due cognomi sono distinti dal cognome sardo Fogheri, dall'accadico Pugu Eru, cioè uccello aquila, Pugu uccello, Eru aquila, uccello aquila per distinguerlo da Era e Allieri. Si può capire soltanto da questo, quanto era complesso il dizionario degli antichi Sciardana. La stella Arcturus, nella costellazione di Boote, la ritroviamo, come vedete dall'immagine, quando tracciamo una diagonale tra la polare e la stella di punta dell'Orsa Maggiore, e arriviamo fino ad Arturo, creando poi un triangolo. Vediamo anche la stella Vega. Ecco, qui vediamo meglio la stella Arturo, incastonata in un più ampio spettro di costellazioni. Arcturus. In babilonese lo chiamavano Niru. Beh, noi abbiamo nel settore italico il cognome Neri, Niro, De Niro. Ditemi voi se non era la costellazione, la stella Arturo, che veniva chiamata stella della trave incrociata, la costellazione dell'auriga. Qua ci troviamo delle paronomasie. Auriga è chiamato in termini pastorali paile, inteso come vacchine. Recinto per vacche. Così deriva dal sumerico pag, rinchiudere, recingere, confinare, più il suffisso strumentale ile. Confronta anche il sumerico pahar, raduno. Insomma, la forma di questo carro da guerra portò evidentemente all'idea del racchiudere, la costellazione del cancro. Ce l'abbiamo nel cognome Alluttu in Sardegna. Uguale al babilonese allutu, granchio, indicato come bestia e principalmente riferito alla costellazione del cancro. Il cigno, osservate bene la costellazione del cigno. No, c'è una specie di asta di corpo con queste che si possono interpretare come ali. Perciò fu chiamata cigno già da allora. Però in Sardegna, guarda caso, non fu chiamata così. La chiamiamo in vari modi. Intanto Bolentino, orrughe di Santum Bolentino, o Santum Volentino, che è appunto la costellazione del cigno. Noi sappiamo che il Volpati non trovò nella biografia di San Valentino alcun accenno alla croce. Quindi è ovvio che questa parola sia una paronomasia e si può raffrontare soltanto all'accadico Baalu, il dio sommo del cielo.
più Entu, grande sacerdotessa. E allora quel corpo con quella specie di ali non è altro che un corpo con le braccia aperte, la grande sacerdotessa di Baal, spalanca, apre le braccia in segno di adorazione o implorazione. La costellazione del cigno è chiamata anche Costantino, Costantinu. Adualchi rughe de Santu Costantino. È intitolata ad Antu, parebra del sole, ossia all'aurora, alla dea Ishtar. Costantinu e dall'accarico cussu trono più antu parebra del sole, cioè l'aurora, più sumerico innin, signora, ma cussantini in antichità significò trono della regina dell'aurora. Andiamo alla costellazione del Corvo, eccola qua, questa piccola costellazione. Però già allora fu chiamata Corvo, che in babilonese era detto, anzi, perdono, in sumerico, era detta Uga. Noi abbiamo il cognome Ugas, la costellazione del Corvo. Il cognome è Ugas. La costellazione dei gemelli, la ritroviamo in Sardegna tramite il cognome Masuli, dal sumerico Mash, gemello, più ul, firmamento, letteralmente Mashul, gemelli del firmamento. La costellazione del toro, ce l'abbiamo in vari cognomi in Sardegna. Intanto nel cognome Corsale, dal babilonese Cursalu. Ce l'abbiamo nel cognome Alocchi, Alocci, secondo le zone. Dall'accadico Alu, costellazione del toro, più Uccu, anello, sigillo. Cioè, Alocci, Alocchi significò sigillo, dove è incisa la costellazione del toro. Pertanto, figuratevi, già da allora, se non uomini ricchi, quantomeno uomini potenti come il re, si creavano il loro anello, dove facevano incidere in molto piccolo la costellazione del toro. È incredibile la scienza che avevano nell'alta antichità, nel Medio Oriente e in Sardegna. Abbiamo all'interno della costellazione del Toro la piccola costellazione delle Iadi. Guardate un po', è incredibile questa cosa. In Sardegna ce lo troviamo espresso in due cognomi, nel cognome Isola, dal babilonese Isle, Isle, secondo le edizioni, che indicò letteralmente le fauci del toro, ed era la costellazione proprio delle Iadi, Isola, Isle. Poi abbiamo capovolto, il cognome Alisa, guardate bene, capovolto, sempre la costellazione delle Iadi, da Isle, capovolto anche là, in Babilonia, come abbiamo visto. È incredibile. Si capovolge in questo caso, Isle si capovolge in Al-Isu, le fauci del toro. La costellazione del leone, anche questa non cambiò mai. In Sardegna ce l'abbiamo pulitissima nel cognome Urgu, dal sumerico Urgula, quella A,
un suffisso di funzione, ma le componenti del nome sumerico sono ur, cane o leone, più gul, distruggere, distruttivo. Per cui Urgul significò cane distruttivo, il leone appunto, e poi perse quella UL, almeno nella lingua sarda, e rimase Urgu, la costellazione del leone. Abbiamo la costellazione della lira, che rimase sempre più o meno identica. Guardate un po' quanto amavano la musica, amavano un po' tutto gli antichi, in Babilonia, in Sumer e in Sardegna. E fu chiamata Enzo, Enza. Noi in Sardegna abbiamo il cognome Enza, che significa proprio costellazione della lira, vedi babilonese Enzu, questo nome. È cognome, Enzo è cognome, Enzo però è nome. Lo ritroviamo anche in Enzo di Sardegna o Enzo di Svevia, il figlio dell'imperatore Federico II. Fermiamoci alla costellazione di Orione, perché è di estrema importanza, già dall'alta antichità fu sempre individuata così come ancora oggi la individuiamo. Questa è chiamata in vario modo, ci sono quattro modi per indicare la costellazione di Orione, ma sono tutte paronomasie, parole antiche non più capite e stravolte fino a ficcarle a forza nella fonetica di una parola moderna, dandogli quel significato moderno che anticamente non aveva. Costellazione di Orione in certe parti è chiamata anzitutto Istentales, da cui proviene anche il nome di una nota band sarda. Dall'egizio Ist più im, in, uguale per tutto il Mediterraneo, in, più tar, demone del Tuat, cioè era un demone dell'inferno, così come veniva concepito dagli antichi egizi. Tar, non tal, perché loro rotacizzavano tutte le L, però nel Mediterraneo si legge tal. Dunque, istem tal, demonio in trono. Noi oggi, con la cultura attuale, possiamo vederci o Lucifero o Minosse, andando alla letteratura dantesca. Altrove le stelle della cintura sono dette Subintari, oppure anche Subaddu dei Sfiudas, cioè la danza dell'inferno. Altro nome di Orione, Borronchera, sempre un modo appunto pastorale di esprimere la parola. A Ittiri per Borronchera si intende la prima stella. In accadico abbiamo Burru, che è una parola che indica una delle varie parole che indica il cielo, più Chiru, un ufficiale, cioè un dignitario, dignitario del cielo. Il terzo nome della costellazione di Orione, Sostres Vakedos, sempre come paronomasia, che non significa naturalmente, come si dice, tre vitelli, ma tre fratelli solitari. Dall'accadico Aku, Ahu, fratello, più Vedu, singolo, solo, in composto Achedum, da cui abbiamo la paronomasia Vakedu. Originariamente era Achedum, i tre fratelli solitari. Orione era anche chiamata, e anche chiamata in sardegna, Sassuruzzadora. Qua abbiamo un nome femminile, non so per quale stravolgimento del loro cervello, i linguisti accademici per Sassuruzzadora intendono colei che risveglia.
Che cosa deve risvegliare? Dicono addirittura che risveglia le greggi durante la notte. Ma come durante la notte si risvegliano le greggi? Andate a leggere i libri del professor Giulio Paulus. Invece deriva dal sumerico shughi, il più anziano, il più vecchio, persona anziana, shughi, più za, uomo, più duri, virile. Perciò, amalgamando, cioè agglutinando le tre parole, shughi, zaduri, abbiamo la persona anziana dall'aspetto virile, la costellazione di Pegaso. In Sardegna ci ritroviamo anche questa costellazione sempre tramite i cognomi, perché abbiamo il cognome Bicu, che possiamo interpretare da una parte con l'egizio Bic, falco, e sarebbe un nome maschile. Ma in babilonese abbiamo proprio Icum, che è proprio la costellazione di Pegaso, un cavallo alato che evidentemente era stallone ed era dunque attribuibile a un nome di uomo. Poi abbiamo la costellazione di Perseo, ugualmente trasferita nei cognomi sardi. Intanto abbiamo Perseu, trova il raffronto col greco Perseus. Poi in sardo purissimo abbiamo il cognome Scifo, Scifu, dalla carico Scibu, Scipu, da cui Scifu, costellazione di Perseo. La costellazione di Pesci. Anche questa fu importantissima e fin dall'inizio fu chiamata così. La ritroviamo nei cognomi nonne, nonnis, nonnoi, eccetera. Anche nell'italiano nono, ben inteso. Dal babilonese nunu, pesce. Oddio, pesce. O costellazione dei pesci. In egizio invece con questo nome Nun abbiamo il caos, l'oceano primordiale, l'oceano cosmico da cui nacque la Terra. Le Pleiadi sono state sempre delle stelle visibilissime che creano una piccola ma deliziosa costellazione. Abbiamo addirittura tre cognomi in Sardegna che appunto denominano questa costellazione. Guardate quanto era importante. Il cognome Mula o Mulas e deriva dal sumerico Mul o Mulan, stella, costellazione, firmamento. Le Pleiadi in sumerico venivano nominate con lo raddoppiamento di Mul, le Pleiadi. Proprio il raddoppiamento indicava una pluralità. Poi abbiamo in accadico Zappu, la costellazione delle Pleiadi, e, guarda caso, il cognome sardo, Zappu. E in più abbiamo il cognome Zappadu in Sardegna, Zappu più Adu. Leader significò stella maggiore delle Pleiadi. Le Pleiadi avevano anche altri nomi, per esempio furono chiamate Gurdoni o Purdoni, che letteralmente significherebbe grappolo d'uva e deriva dal sumerico gur, circolo, du, parlare, nin, sorella. Pertanto, gurdunin, letteralmente fanciulle che parlano in circolo, chiamate così anche in Sardegna, gurdoni, o principalmente in Sardegna, perché questo gurdoni è nome tipicamente sardo. Purdoni, se lo vogliamo chiamare Purdoni, invece che Gurdoni, beh, anche qua abbiamo la base nel sumerico Puhrum, assemblea, per cui rimane tutto il resto, Puhdunin, fanciulle che parlano in assemblea. La costellazione del Sagittario ovviamente indicò un nome maschile, però ce lo ritroviamo nel nome di un paese, Babillonis. In una carta del 600 è chiamato Babilonis.
Se fosse Babilonis in origine, avrebbe la base nell'ebraico Bab El, porta di Dio, da cui Babilonia. E a sua volta deriva dall'accadico Babu, porta, più Ilu. Infatti, Babilu in babilonese, in accadico, Babilu, porta di Dio, Babilonia. I Sumeri indicarono con Babil il sagittario del cielo, però come abbiamo visto in Sardegna a questo Babil uniamo anche in finale un, Babilum, un in sumerico significa cielo, sky. Pertanto Babilum, proprio sagittario del cielo in Sardegna, fu chiamato così per distinguerlo dal sagittario che faceva la guerra, costellazione della Vergine. La ritroviamo nel cognome Serri, dal babilonese Sherru, costellazione della Vergine. E andiamo al cane maggiore, al Canis Major. Anche questo si enuclea dai cognomi sardi, casta, casti, castoni, dal babilonese castu, canis major, castoni, dal babilonese castu più unu, figlia. In questo caso si può pensare figlia del cane maggiore, appunto una stella particolare di quella costellazione. E qua andiamo a Sirio. È inutile dirvi come trovarla, basta vedere Orione, prendete questa spalla di Orione e quasi in parallelo si giunge a Sirio, ma è inutile cercarla con quei modi perché Sirio è la stella più luminosa dell'universo, talché in greco si ritrova la parola serios, bruciante, ardente, splendente. Però anche questa parola greca, come migliaia e migliaia di parole greche, non ha altro che origine egizia, oppure babilonese, prima ancora sumerica. Era talmente importante questa stella che in Sardegna gli demmo un nostro nome preciso, la chiamammo Trovatore, che significa cortigiano, trovatore in lingua d'oca e in italiano trovatore sappiamo chi era, no? Era un nobile degradato, cioè un figlio cadetto che non potendo ambire alla corona, al trono, all'eredità del padre potentissimo, se andava in giro a cantare per le corti o a poetare. E questa parola è analizzabile con le parole sumerico tiru, cortigiano, appunto, più ba, mantello, mantello pregiato, evidentemente, più dur, sedersi, assidersi. Pertanto Tirubadur, trovatore, significò in origine cortigiano che s'asside paludato. Che in Sardegna abbiamo una cassaforte piena di stelle e di costellazioni. Anche qui abbiamo i cognomi, che evidentemente erano antichi nomi femminili. Cacabu, cognome, e Cacau, che significò stella dall'accadico Cacabum. La stella in Sardegna fu detta anche Astrum, nome peraltro. Il Mediterraneo confronta il latino Aster, il greco Aster, l'aramaico Ashtar, il fenicio Ashtart, il babilonese Ishtar, in accadico in generale Ashtaru, dea, dea per eccellenza. Noi in Sardegna avevamo una tale scienza astronomica che demmo perfino
il nome alla cometa di Natale. Sì, proprio così. È rimasto ancora il nome nel dialetto sassarese che certi studiosi hanno individuato come il dialetto peggiore della Sardegna, addirittura uno pseudo-dialetto che deriva dall'italiano. Questo è stato il Wagner per primo, ma non solo. Il dialetto sassarese è stato vituperato da chiunque, mentre uno dei più conservativi della Sardegna conserva una immensa cassaforte di tesori non rintracciabili da nessuna parte della Sardegna e del mondo. Ci ritroviamo persino la cometa di Natale chiamata Cumprimori, dal sumerico cum, avvicinarsi. Star contiguo, vedi il latino cum primori, cum più acadico parum, cercare di trovare, più urum, stalla, presepe, presepe, cum parurum, che poi per paronomasia divenne cum primori, che non significa nulla, cum primario. Letteralmente, ma non significa nulla. Comprimario non ha nessun significato. Cumparurum anticamente significa letteralmente quella che s'affianca nella ricerca del presepe. Il firmamento è chiamato in Sardegna in due modi: Chelu, Celu, secondo le zone. In latino caelum, coelum, dal greco coilon, vuoto. In accadico abbiamo helu, brillante, splendente. E pertanto vedete che lu sardo è da confrontare direttamente con l'accadico, non col latino caelum. Poi abbiamo per firmamento la parola annu. Sì, indicò in origine anche il firmamento. E ora lo ritroviamo solo nel concetto dell'anno, vedi il latino annus. Invece deriva tutto dal babilonese annum, che indicò il dio An, anche annum. In latino ce lo troviamo in Janus, Giano, da cui Januarius, nome e anche il nome del primo mese dell'anno. Noi in Sardegna lo chiamiamo, almeno a nord, Ennarzu. Guardate, dal sumerico En, signore, Lord, sempre riferito alla dea luna, al dio luna, più ara, volta e moltiplicazione, Ennara, le volte del signore, cioè le 12, sottinteso, volte del signore. L'anno fu proprio suddiviso già da altissimo tempo in 12 parti. La Via Lattea. È nominata in due modi. Primo modo, Sugamminu del Roma. Invece deriva dal sumerico rub, andare, più ma, incendiare. Rub ma, cammino incendiato. Poi questa bu si assimilò alla M e pertanto rumma. Sugamminu del rumma, anticamente. Questo cammino ripete rub e pertanto è un'aggiunta, se ne potrebbe fare a meno oggi. Si potrebbe chiamare rumma in Sardegna, senza cammino. Comunque, la Via Lattea è chiamata anche carro e pazza, carro e paggia, carro e palla, secondo le zone. È immaginato come una scia di paglia caduta dal cielo. Da accadico, ecco, e qua ci riferiamo al logudorese pazza, paglia, carro e pazza, in accadico passo, 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 in ugaritico anche, margine, limite, frontiera, distretto, regione, furono chiamati così anche i quattro angoli del mondo, i confini cosmici dove poggiano i pilastri che reggono il cielo. Il confine.
il margine, la frontiera. Questa è la Via Lattea per gli antichi. E andiamo alla Luna. Per i sardi ebbe un valore di estrema grandezza, talché ci ha lasciato sette cognomi: Arca, Arcareddu, Arghittu, Golosio, Luna, Olita, Sini, Vargas. Arca, dall'acadico Varco, Guarco, oppure Arco, perché U si diceva, talvolta sì, talvolta no. Arco, Luna. Primo giorno del mese, inizio della lunazione, vedi il greco arche. Poi abbiamo il cognome Arcareddu, sempre arcu, luna, arco di luna, più ellu, chiaro. Arcareddu indicò in origine il chiaro di luna, proprio, vedete, arca o Arcareddu, sono dei bellissimi nomi di donna. Dati anticamente alle vostre figlie. Arghittu, un altro cognome, sempre arcu, luna, giorno della luna nuova, più tu, incantesimo, incantesimo lunare, Arghittu. Tu deriva dal sumerico, propriamente. Alla luna, si sa, si facevano riti propiziatori ed incantesimi. Positivi, veniva venerata la luna. Ogni mese c'erano i riti per la luna. Vedi anche per Arghittu l'accadico Architu, Architum, giorno iniziale del mese lunare, quando la luna forma l'arco, appunto. Poi abbiamo il cognome Golosio. Ecco, Golosio significa letteralmente viaggio di Si, Si era la dea luna, Si, Sin, Se, Luna. Viaggio di Si, Golo dall'accadico Hulu, via, strada, viaggio. Golosio, il viaggio della luna, cioè l'arco che faceva durante il suo viaggio. Poi abbiamo il nome Luna, tutti noto, in sardo, in italiano, in latino, che tutti dicono deriva dal latino. Bontà loro, perché conoscono solo il latino costoro e non possono che riferirsi al latino. È come un bambino che conosce solo la propria mamma e quella è l'unica persona del mondo a cui riferirsi. Invece deriva dal sumerico lu, divampare, più nu, creatore, creatore luminoso o creatrice luminosa. Poi abbiamo, sempre riferita alla luna, un altro cognome, Olita. Dal sumerico ul, brillante, splendente, più itud, luna, luna piena. Pertanto, ulitud in origine significò proprio luna piena, luna brillante, splendente. Figuratevi che belli erano i nomi di donna dell'antichità. Abbiamo anche un altro nome di donna dell'antichità, poi diventato cognome Sini. Dall'aramaico Sin, la dea luna, confronta il cognome De Si, napoletano De Sio, eccetera. Poi abbiamo il cognome Vargas, tipicamente spagnolo, Varga in spagnolo, sempre da Varcu, Arcu, luna, Vargas. Ce lo ritroviamo anche in Sardegna, questo Vargas. Ma ed andiamo al sole, ci lasciò. Ben tre cognomi in Sardegna e chiaramente erano riferiti tutti a una donna. Figuratevi quando nasceva la figlia, la chiamavano Sole. Che bello! In Sardegna si chiama anche Soli, Sole, Soli. In latino Sol, Solis. Babilonese Shulu, elevato, alto nel cielo. Poi abbiamo un altro cognome in Sardegna, il cognome Sonnu, che i professori universitari che mi hanno preceduto nella loro somma sapienza, questo Sonnu l'hanno interpretato come sonno. Figuratevi se una madre poteva chiamare il proprio figlio o la propria figlia sonno.
incredibile. Non è possibile. Metodologicamente questo modo di pensare è da rifiutare perché è antiscientifico. Sonnu. Ce l'abbiamo nel tedesco sonne, sole. In inglese sun, sun, sole. Sonnu è una parola antichissima che deriva dal sumerico shun, risplendere, brillare. Susonnu era questo, altro che il sonno degli accademici. Un altro nome di estrema importanza, sempre riferito a una donna, è l'attuale cognome sardo Pani, Panu. Dall'accadico panu, faccia del sole, da cui deriva anche il nome del pane, quello che mangiamo, perché il pane tutti sanno che in origine veniva considerato come una cosa sacra, l'ho ben descritto nel mio libro del pane, sacra per tanti motivi. E pertanto si riferì anche ai nomi di donna, pane, pano. In Sardegna siamo zeppi di nomi antichissimi. Tutti i miei predecessori tradotti in modo pessimo e perciò facendo così hanno reso un pessimo servizio alla cultura. Oggi per colpa loro la cultura sarda è affossata in una sentina. Solamente con la tecnica etimologica da me usata, si riesce a recuperare l'intera cultura degli antichi, altrimenti non si riesce, perché l'etimologia è la scienza che svela le origini di una parola, le vere origini, le più profonde origini. Possiamo, la tecnica etimologica, possiamo raffigurarla come un melograno. Se tu dai un melograno in mano a chissà quale linguista, si gingilla senza capire che uso farne. Belle etimologie. Il melograno va spaccato e solamente all'interno trovi questi rubini meravigliosi che ti danno il vero significato del melograno. Però la tecnica per spaccare un melograno non è facile, bisogna impararla. E allora fermiamoci al caos. Anche il caos veniva rappresentato in Sardegna con parole adeguate. Abbiamo addirittura due cognomi per indicare il caos primordiale. Casu, il cognome Casu e il cognome Casula. Dall'accadico casu rappreso, legato, da cui anche il formaggio. Perché il formaggio noi lo vediamo come una cosa tutto sommato vile. No, quel concetto noi lo abbiamo riferito al formaggio e contemporaneamente anche al caos primordiale. Il caos per i greci fu l'immensa buia cavità che accoglie le acque primordiali, perciò dove tutto si rapprende. Casula è un composto da casu più ul in sumerico, firmamento, perciò è, come dire, un ampliamento del concetto casula, cioè il caos del firmamento. Noi eravamo talmente eruditi nell'alta antichità sardana, durante l'epoca nuragica, per intenderci, che avevamo dei concetti che oggi sono inimmaginabili, perché avevamo gli stessi concetti che poi scopriamo nella cultura orfica. Il Big Bang è riproposto soltanto in Sardegna, nel nome Anguli, dall'accadico Ancullu, bagliore di fuoco, vampata di luce. Che nome bello, di una bellezza incredibile, vampata di luce, dato alla propria figlia, Anguli, Ancullu. Nei misteri orfici, Cronos,
genera l'uovo splendente, poi esplode, dando origine all'universo. Questo era il Big Bang, già noto ai misteri orfici, e noi oggi rimaniamo seduti senza capire più nulla dell'alta antichità della Sardegna e del Mediterraneo. Anguli è oggi rappresentato da un pane, il più importante della Sardegna, talmente importante che viene portato in processione, sì, in processione viene sacralizzato un pane sacro, viene portato in processione a Siurgus Donigala ogni anno. Questo Anguli veniva chiamato così evidentemente come epiteto del dio Adone morto, e infatti è la processione di dio Adone morto che attende la risurrezione. La cultura sarda ancora parla anche attraverso i nomi degli astronomi, perché noi ce l'abbiamo ancora il nome dell'astronomo in Sardegna, nel cognome Corso o Cossu. Designazione di una stella. Questa parola ce l'abbiamo anche nel latino cursus, per esempio nella formazione cursus honorum, letteralmente era la carriera, letteralmente la carriera che un uomo politico faceva nel raggiungere le varie cariche. Cursus honorum. Ma in origine cursus honorum significò la stellazione degli onori, non il corso, la maratona o il galoppo degli onori, come qualcuno può intendere, oppure il corso come una passeggiata nel corso per mostrare gli onori. Cursus honorum significò stellazione degli onori, mappatura dei punti luminosi. Cursu, corsu. Cursu a carico indicò per metonimia l'astronomo, quello che può essere detto alla latina il considerator, colui che controllava e studiava le stelle. Dovete prendere appunti perché quello che sto per dire è di una importanza enorme, perché è una delle prove, una delle tante prove che fu il sardo a dettare la lingua latina e non viceversa. Infatti, quando i sardi parlavano latino, parole anche latine, Roma era ancora lontana 1000 anni dal nascere. I nomi della settimana a Roma non esistevano. Esistevano le calende, esistevano le idi, e c'erano tre nomi per indicare i nomi di un mese, non di una settimana. Qua abbiamo luni, Marti, Mercuri, Giovia, Chenabura, Sapparu e Dominica. Dobbiamo analizzarli per capire che da questi nomi poi Roma, soltanto nel primo Medioevo, prese i nomi della settimana. Prima i nomi della settimana a Roma non esistevano, non ci sono registrazioni storiche di scrittori che descrivono i giorni della settimana. Luni, dalla carica Lumnu, che è uno dei nomi del pianeta Marte, pertanto non è la parola luni dal latino lune dies, cioè il giorno della luna. No, no, i sardi non lo dedicarono alla Dea Mater Universalis, alla luna, anche perché alla luna avevano già dedicato il mese di luglio più l'intera settimana. Il mese di luglio è chiamata Arzola in sardo. Argiola, da cui anche il cognome Argiolas.
deriva dal carico arco, luna, sempre come sapete già, più sulu, supplica, preghiera. Perciò il mese di luglio era il mese della preghiera, delle suppliche alla luna, evidentemente per il raccolto che pochi giorni prima aveva regalato agli uomini. Il nome andò anche a indicare la Sarzola, appunto, che è il luogo dove si pestava il grano dopo la mietitura. Abbiamo il nome della settimana dedicato alla dea Luna in Sardegna. Infatti, Simana, che ritroviamo anche nell'italico, Semana, eccetera, deriva dall'accadico aramaico, sì, dea Luna. Più manum, calcolare, contare, misurare, listare, suddividere. Quindi Simana, italiano semana, uguale calcolo delle lunazioni. 7 giorni più 7 giorni più 7 giorni più 7 giorni. Totale 28 giorni. Da cui c'è anche il termine laico settimana, che però è diverso da semana. Sitti, che significa sette, appunto, dall'accadico sebutum, settimana. Luni, l'abbiamo visto, deriva dal sumerico lu, uomo, ne, strength, forte, forza. Lunum in accadico, già unita, già agglutinata la parola, lune in sumerico, da cui il sardo luni, lune, dipende dalla zona. Cioè, letteralmente significò uomo forte. A chi era dedicato il lunedì? All'uomo forte, che era il dio Marte per i romani, ma per noi sardi era il dio Baal, l'uomo forte. Infatti, Balu in accadico significa forte. Pianeta Marte era di estrema importanza e lo chiamiamo ancora oggi con vari cognomi, Ballò, Balloi, Balloe, dall'accadico Balu, dominante, eccezionalmente grande, brillante, ed era un appellativo dei regnanti e anche nome personale, appunto, Balu, Balu, che indicò per antonomasia già anticamente presso i Sumeri, gli Accadici, il pianeta Marte. Pertanto martedì non è riferito al giorno di Marte, mentre Marti ha un'altra origine, è diversa dal latino Mars, deriva dall'accadico Martu, figlia, ed è un pianeta probabilmente ignoto, ma non è ignoto, deve essere il pianeta Venere, figlia, figlia del Sole, perché abbinata al sorgere e al tramonto del Sole. La Dies Martis poi fu chiamata primo medioevo dai romani. Ci fu un capovolgimento dei nomi e dei concetti. Mars in latino si basa sul sumerico Mah, alto, eccelso, importante, da cui Mahnu, Magnum, Magnus. E Mah più accadico Rashu, ricco, benestante, la cui unione Mahrashu portò alla semplificazione romana Mars, nome che i romani diedero al dio della guerra, fatto non marginale da osservare. Nell'antichità erano soltanto figli dei ricchi che andavano alla guerra. La possibilità di possedere un cavallo e di possedere tutte quelle armature che fatte a mano erano costosissime, però col nostro Martu Marti non ha alcuna attinenza. Ecco, è così anche il giorno Mercuris o Mercuri, mercoledì. Da accadico Merhu, giudice,
nome di un pianeta che oggi non è più chiamato così, evidentemente. Più congruo per Mercury, ce l'abbiamo nell'egizio Merk, combattere, fare la guerra, più urro, capo nobile. Pertanto Merkur significò in egizio grande combattente, riferito evidentemente per la Sardegna al Sardus Pater, però i romani che non avevano nomi di questo genere presero il sardo Mercuris e lo dedicarono a Mercurio, dies Mercuri. Veniamo a giovedì, Giovi. Giovi in Sardegna, o Giovia, secondo le zone. Sumerico Hubi, acrobata, danzatore, nome sconosciuto. Però abbiamo anche in egizio Uben, sorgere di pianeti, illuminare, il sorgere, il tramonto del sole, il tramonto del sole, ossia l'aurora. Ecco, evidentemente questo Giovi era dedicato all'aurora. Però i romani, non capendolo, tradussero Iovis, il giorno di Giove, i giorni della settimana. Noi ce li avevamo tutti, anche quello relativo al venerdì, il pianeta Venere. Ecco, questo Venere sì, è riferito al pianeta Venere, effettivamente. Però, guarda caso, noi il venerdì lo chiamavamo e lo chiamiamo ancora oggi Kenabura, Cenabura, secondo le zone. Kenabura deriva dall'egizio Kenu, che annunzia la buona novella, più Ur. Immenso, più Ra, Dio Sole, che nurra, che noi questa agglutinazione di tre parole pronunziamo ormai che nabura, che nurra in tempo antico. Letteralmente significò colei che annunzia l'immenso Ra. Questo era il pianeta Venere, ancora una volta. Una parola che non esiste in nessuna parte del mondo, ce l'abbiamo soltanto in Sardegna. Poi si può dare un'altra interpretazione a Kenabura dall'ebraico, che era sottinteso de Purim, la cena di Purim, ma questa interpretazione l'ho scritta in tutti i miei libri e potete andarvela a cercare. Venere era talmente importante questo pianeta che ce lo ritroviamo persino nel cognome Arizzo, un cognome barbaricino che ha dato, guarda caso, anche il nome al paese di Arizzo. Dal babilonese Aritu, che indicò proprio il pianeta Venere. Altro nome del pianeta Venere, guardate quanto era importante il pianeta Venere, che era la stella dell'alba. Infatti, noi in certe parti della Sardegna lo chiamiamo anche Isteddu e Arbeschere, cioè la stella dell'alba. Alla sera è chiamata in certe parti della Sardegna Angionadore. In un modo sbagliato, ovviamente, viene tradotto dai dotti. Angionadore, chi pascola gli agnelli. Beh, che c'entra il pianeta Venere con lo pascolare gli agnelli? Non so. Non c'entra. San Gionadore in Sardegna intanto è il falco degli agnelli, l'aquila del Bonelli, letteralmente.
In ogni modo, questa parola angionatore non è altro che una paronomasia, è legata all'eclisse quotidiana e al risorgere quotidiano, mattutino del pianeta Terra. Infatti, in sumerico abbiamo Anghi eclisse, più un sorgere, più Ahur, sito nascosto. Anghi un Ahur in origine significò chi tramonta e risorge da un sito nascosto, il pianeta Venere. Istedu le Kenadorj, oppure Kenadorj direttamente. Lo interpretano sempre i nostri dotti come ora, dice. Invece deriva dall'egizio Kenu, che annuncia la buona novella, che annuncia l'annunciatore, più Tuai, Tuai, il simbolo del giorno, Tuai e Tuai. Kenu, Tuai, poi Kenador, giù, l'orgio finale, che è un suffisso, significò letteralmente un tempo colui, colei che annunzia la buona novella. Altro nome, guardate, siamo pieni in Sardegna, finalmente al sabato. Sabato anch'esso è di enorme importanza. Sabato è un po' universale, almeno nel mondo mediterraneo. In Sardegna lo chiamiamo Sappadu, dall'ebraico Shabbat. E ha la sua origine dall'egizio Shabt, servizio quotidiano obbligatorio. Però attenzione, questo Shabt si può e si deve sezionare nelle due parole egizie, Shabu, altare carico di offerte, eduli, eduli. T, f, distendersi. Sul ventre, stendersi sul ventre in omaggio, fare la proscenesi, l'adorazione, l'adorazione a Dio. Era il riposo settimanale a Dio, onorate con offerte e prosternazioni. Poi andiamo alla domenica. Ecco, la domenica, almeno nel Mediterraneo, è l'unica parola che ormai non esiste più. Sappiamo che anche Dominus è di origine sumerica, ma non sto qui a interpretarvelo ora. Voglio dire solo che è l'unico giorno della settimana che è scomparso in Sardegna, ma il giorno festivo originario anche per i sardi era Susappatu, su sabato. Io ho terminato. Grazie per avermi ascoltato.